vero, è fatta, trattativa praticamente chiusa. Felipe Anderson, dopo 3 anni con West Ham, 3 anni già, torna a Roma, sponda Lazio, trattativa comunque definita e confermata in via ufficiosa anche dal brasiliano che su Facebook, lo sapete che ha scritto un post con due pallini, uno bianco, uno blu e poi un'aquila. Che può significare se non che fatta, ragazzi? Mi raccomando, prima di parlarne, iscrivetevi e poi lasciate un like e un commento. Comunque, colpo che a me non dispiace, Felipe Anderson tecnicamente è forte e non si discute, però io discuto da tanto tempo la sua discontinuità, perché ragazzi è forte, sei in giornata è devastante, molto molto bravo, ha due piedi che sono fatti benissimo ragazzi, a parte gli scherzi tecnicamente è formidabile, però ha sempre avuto problemi di costanza, di continuità, non so se Sarri gli farà trovare questa costanza, perché se la trova allora Felipe Anderson può veramente esplodere. Con Inzaghi non si è mai trovato bene, ragazzi. Inzaghi lo ha messo sempre in un ruolo non suo. Con Pioli andò bene 6-7 mesi, poi un po' così, in fase calante, poi un po' meglio. Comunque, un'altalena la carriera biancoceleste di qualche anno fa di Felipe Anderson alla Lazio. Adesso vedremo un po'. Al West Ham non è andato benissimo, però comunque è un affare. Per la Lazio vantaggioso secondo me anche a livello economico, perché adesso la Lazio non sborsa praticamente niente, o comunque una cifra simbolica, però in sostanza praticamente niente. Però non è che il West Ham regali giocatori così a caso, no, il West Ham prenderà il 50% giù di lì della futura rivendita del calciatore, quindi non so, tra 2 anni la Lazio rivende Felipe Anderson a 60 milioni, 30 vanno a Londra, 30 bisogna fare un assegno, un bonifico e vanno al West Ham. Però comunque non è male, perché se lo vendi a tanto c'hai guadagnato lo stesso, l'hai preso a zero e lo rivendi a 30, a 60, però ne prendi 30. Se invece fa male, alla fine non c'è speso niente, quindi ci può stare. A livello economico è molto molto vantaggioso e per questo do 7. È un colpo potenzialmente anche da 9, se trova costanza, se trova continuità. E comunque penso che con Sarri l'esterno d'attacco lo potrà fare bene, però ragazzi è tutto un grande punto interrogativo, tecnicamente forte e comunque i tifosi della Lazio lo amano e si è visto in questi ultimi giorni anche sui social di Felipe Anderson, però ho qualche dubbio appunto su questo e anche perché negli ultimi anni ha avuto qualche acciacco di troppo. Non lo so, ragazzi, non è male. Come colpo nel complesso, 7 per me è un voto meritato. È bravo tecnicamente, però non dà molte garanzie sia per quanto riguarda la continuità che per quanto riguarda appunto la tenuta fisica. È un colpo, ragazzi, che bisognerà valutare a campionato in corso. Adesso un po' presto, con le bocce ferme, è un po' presto dire da 7,5, da 8, da 5, da 10, 10 magari no, però comunque è un po' difficile. Bisognerà vedere come rientrerà, come ritornerà in Italia e a quel punto si potrà dire se sarà stato un colpo da 8, 8 e mezzo, 9 addirittura, oppure un colpo così. Sì, non è scarso, ragazzi, però comunque un colpo, vabbè, si poteva fare anche qualcosa di più. Però per me, adesso come adesso, non è male. 7 glielo do anche volentieri perché. Quando è in giornata, lo ripeto, è devastante. Il problema è che spesso non è in giornata. Quindi è questa un po' la cosa che mi lascia un po' spiazzato e che mi lascia a metà. Comunque, vi ringrazio per aver visto il video. Vi ricordo che sarei molto molto contento se lasciaste un mi piace, un commento e anche se vi iscriveste al canale. Mi raccomando, eh. Ciao ciao e buona giornata.